ultimo questo mega unboxing, ragazzi. Ho talmente tanti pacchetti di tutto che mi è arrivato dall'azienda, sono letteralmente sommersa dai pacchi, quindi direi di iniziare subito ed andiamo a vedere quante meraviglie, make-up pose e non solo mi sono arrivate. Primo tra tutti c'è questo cilindro di Benefit. Loro hanno sempre dei packaging fantastici e questo si chiama Brow Superstars in colorazione 2. Oh, che carino! Brow Magic Tips and Tricks, ci sono anche i tips and tricks, e all'interno ci sono questi prodotti. C'è la Precisely My Brow Pencil, poi c'è la Goof Proof Brow Pencil, la 3D Brow Tones, il Cabrow, il Gimme Brow ed il 24 Hour Brow Setter. Sono tutti prodotti che io adoro. Andiamo abbastanza veloci, ragazzi, perché altrimenti questo video durerà un giorno intero. C'è un altro prodotto che mi è arrivato, un altro pacchettino da Benefit. Anche questo è super 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 carino e la scatola è in latta, quindi posso anche riutilizzarla, perché no? Sono quelle classiche scatole che vai ad usare per i biscotti, ovvero che pensi ci siano biscotti, poi c'è tipo il kit da cucito, avete presente? E qui ci sono tre prodotti, c'è il Roller Lash che è il loro mascara super incurvante, la Hoola che come sapete è la mia terra preferita di sempre e l'ho utilizzata naturalmente anche oggi per il make up, e poi c'è un altro Gimme Brow in versione mini, mentre il mascara e la Hoola sono full size. Molto carino questo kit e mi piace molto molto il packaging, che è tipo una specie di roulotte o camper, so che è una roulotte, carino, molto carino. Poi da Kiko mi è arrivato questo pacchetto, andiamo ad aprirlo insieme e vediamo che cosa c'è. Allora, bigliettino, la nuova collezione Magical Holiday, alright! E mi è arrivato questo beauty case super natalizio, rosso, metallizzato con queste stelline. Vediamo che cosa c'è. Allora, wow! Allora, tutto con questo packaging dorato, molto carino. C'è la Magical Holiday All-in-One Face Palette, quindi deve essere una palette. Ta-da! Una palette per il viso. Andiamo a vedere che cosa c'è. Wow! Oh, carino! Mi piace che ci siano anche le varie immagini che ti insegnano come applicare il prodotto. E ci sono, allora, un blush opaco. Molto carino questo colore, ragazzi, molto carino, probabilmente lo swatch non riuscite a vederlo, non so perché ve lo faccio vedere così da lontano. Poi c'è un bronzer che però è abbastanza chiaro, quindi se siete scuri di carnagione non so se può fare da bronzer per voi. Poi c'è un altro blush satinato glitterato e un illuminante. Wow, questo illuminante mi piace tantissimo, ragazzi. Allora, ci sono un sacco di prodotti. Allora c'è sempre della Magical Holiday il Wow Lipstick. Oh, non ci posso credere, oh mio Dio. No, vabbè, non avevo mai visto un rossetto così. Sembra tutto quasi come se fosse fatto in velluto con questi glitter pazzeschi. Ed anche il colore è stupendo. Tra l'altro, per il giorno di Natale e a Santo Stefano indosso sempre un rossetto rosso. Ogni anno, non chiedetemi perché, ma fa tanto Natale e questo è meraviglioso. Una volta steso, peccato che i glitter non siano così evidenti come nello stick, ma è veramente, veramente bellissimo. Poi c'è un altro illuminante, Sparkle Highlighter, all'interno del nostro pacchettino, ed è appunto un illuminante dorato, rosa dorato. Molto bello anche questo, molto holiday, perché è forse un pochino troppo glitterato per un uso quotidiano, ma fa molto Natale. Poi nel nostro beauty case che cosa troviamo ancora? Ci sono altri tre prodotti. Face cream, amo. Quando mi arrivano creme sono sempre strafelice perché le finisco tutte subito. Sa tipo di cocco, interessante, ed è anche molto burrosa e densa, quindi sicuramente posso usarla la sera ma non il giorno perché altrimenti ho la pelle super shiny. Poi abbiamo due chrome eyeshadow, quindi due ombretti singoli. Wow, sono bellissimi. Uno è di questo color rame bronzo, super super metallizzato, e l'altro è invece questo verde, anche questo super super carino metallizzato. Tra i due preferisco sicuramente questo bronzo perché i verdi di solito mi stanno bene, però quelli un pochino più chiari, questo è forse un pochino troppo scuro
per i miei gusti, ma in realtà non è detto, io lo sapete, sono molto autocritica, quindi magari mi sta anche bene. E questo è quanto per questo pacchettino Kiko. Poi, altro pacchetto che mi è arrivato è da parte di Gianmarco Zagato del suo nuovo libro We Are 2, Il riflesso del male. Come sapete, sono una grande amante di horror e quindi tutto ciò che concerne il paranormale a me piace un sacco. Da quando sono piccola ho sempre guardato film horror, quando i miei compagni guardavano i cartoni animati, cioè anche io guardavo i cartoni animati, però guardavo anche i film horror, ok? Tipo alle elementari mi guardavo Poltergeist, e quindi ringrazio tantissimo Gianmarco e gli mando un bacione per avermi spedito il suo libro. Grazie mille Gianmarco. Altro pacchetto mi è arrivato da Too Faced. Anche loro hanno sempre i pacchetti più belli, arrivano sempre da Too Faced e da Benefit, quindi open up to make all your Palm Springs dreams come true. Allora vediamo un po'. Ok, oh no, che peccato, ho visto un sacco di glitterini, ma in realtà la palette nel trasporto deve essersi un pochino rotta, anche se il packaging è strafigo. Allora c'è, andiamo a vedere la palette, spero che non si sia disintegrata. Purtroppo si è abbastanza disintegrata, la speranza era l'ultima a morire, ma purtroppo questo colore, che tra l'altro è anche bellissimo, è un oro pure, proprio oro fantastico, si è disintegrato. Però non è detto che io non posso comunque usare tutti gli altri colori della palette, peccato per questo, ma purtroppo nel trasporto a volte succede che i pacchetti si rovinino. Secondo me li lanciano i corrieri così. Poi c'è il Better Than Sex Mascara, come sapete è uno dei miei mascara preferiti, ve lo nomino sempre praticamente, e questo però ha un packaging particolare ed ha tutte queste pesche. Voglio annusare e vedere se sa di pesca. No, sa di normale mascara. Un po' di delusione. E poi c'è il Hangover 3 in 1 Peach Extract. Oddio, devo assolutamente non usarlo. Non si sente. Oh, che buono! Sa di pesca. Adoro, adoro. Poi da Waiko mi è arrivata la Palette Explosion. Andiamo a vedere che cosa si nasconde all'interno di questo pacchetto. Oh, no, vabbè. Allora, mi è arrivata questa confezione piena di palette strafighe. In realtà la Hotitude Desert Vibes già ce l'ho, perché l'ho acquistata quando ho filmato il video da bendata nel negozio Wycon. C'è la Cheek to Cheek, il Cosmos Light Explosion. Andiamo ad aprirle una per una, così ve le faccio vedere. Allora, apriamo prima la Hotitude, che sicuramente già avete visto nell'altro mio video, e l'ho utilizzata anche su Instagram nel post che ho fatto in collaborazione con il brand, ed è una palette occhi veramente veramente meravigliosa. Visto che già ce l'ho, penso proprio che ve la regalerò in un super giveaway di Natale. Come sapete, molto spesso vi regalo tantissimi, tantissimi, tantissimi prodotti e cosine molto carine su Instagram, quindi andate a seguirmi, trovate il link qua sotto e aspettatevi un mega, mega, super regalo in arrivo nei prossimi giorni. Forse quando carico questo video sarà già online. Poi abbiamo la Cosmos Light Explosion. Non so che tipo di palette sia, se viso o... è sicuramente una palette viso. Mi piace perché i colori sono molto molto chiari, sono tutti però shiny, quindi non posso utilizzarli come terra eccetera, posso usarli praticamente solo come illuminante, ma sono molto 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 carini. Se avete visto il mio video tutorial per Wycon su Instagram, conoscete bene anche la Cheek to Cheek palette, che ha appunto 4 colori per il viso, blush, e questo può essere forse anche utilizzato un po' come un bronzer. Poi c'è la Contouring Rehab Sculpting Palette, e quindi strafiga questa, ragazzi, tutti i colori sono opachi e devo dire che ci sono diverse tonalità, sia per creare i punti luce più chiari che per creare le zone d'ombra sul viso. Molto bella questa qua. Poi c'è la Ready to Glow, quindi immagino che ci siano degli illuminanti, esattamente, sono tutti un po' sulle tonalità dell'oro, quindi molto in tema holiday secondo me, e sono tutti molto molto belli, devo dire. Wow, e super super scriventi.
Ultima, ma non per importanza, c'è la Rose Maniac Shades of Blossom. Immagino che sia una palette con colori tutti rosati. È un po' strano perché ci sono questi flakes di colore in due cialde bianchi metallizzati, che non so se fanno parte della cialda oppure se sia un po' rovinata nel trasporto. Comunque i colori sono tutti molto molto belli, tutti sono le tonalità del rosa, quindi ovviamente non poteva non piacermi questa palette. Altro pacchetto mi arriva da Lierac e quindi so che ci sono prodotti per la skincare. Oh, che carino! Allora, c'è uno specchio, cattura la tua luce, molto bellino. Carina questa cosa, mi piacciono i pacchetti un pochino più personalizzati, un pochino più speciali. E all'interno ci sono ci sono quattro fondotinta. Non sapevo che Lierac facesse anche fondotinta. Uso molto questo brand per quanto riguarda la skincare, ma adesso appunto hanno anche quattro, almeno credo siano tutte le shades disponibili, non sono sicura. C'è la shade 1, 2, 3 e 4 e sono tutti e quattro fattore protezione 20, quindi niente male, niente male, ci piace. Altro super pacchetto mi è arrivato da Givenchy, ragazzi, non vedevo l'ora di filmare questo video per andare a spacchettare tutto perché non ho idea di che cosa ci sia. Allora, intravedo già il mio profumo preferito che sto indossando anche oggi, lo indosso sempre, è l'Inter D. Questa è la versione classica, ho anche la versione quella con il pizzo sulla boccetta, questa è la versione classica. Amo! Questo è il mio profumo preferito di sempre, ragazzi, provatelo. Se lo trovate in profumeria, annusatelo e questo è il, praticamente è come se annusaste me, cioè sono io. Poi, allora, all'interno ci sono, wow, sono sempre super emozionata. Allora, Le Soins Noir, credo, io e il francese non andiamo d'accordo come ben sapete, e c'è una, allora, un siero ed una maschera per gli occhi, in pizzo, no vabbè, questo devo assolutamente vedere com'è questa maschera occhi in pizzo. Tra l'altro non credo di aver mai provato una maschera occhi se non in touch, quindi forse sono in touch, non lo so. Wow, vabbè, confezione imbattibile come sempre, Givenchy. Ok, allora. Ah, ok, questa è la maschera per gli occhi, quindi non vado ad aprirla adesso perché non voglio che ovviamente vada a prendere troppa aria. Ah, no, ok, adesso ho capito, ce ne sono diverse all'interno di maschere per gli occhi, sono tutte sigillate. Stra figo, voglio troppo provare maschere per gli occhi. E questo è invece un siero, andiamo a spacchettare anche questo. Sa se è per gli occhi o per il viso. Ok, è per il viso, fantastico. Avevo la crema per il viso di questa linea noir e mi piaceva tantissimo, quindi sono molto curiosa di provare anche il siero, anche se devo essere sincera, i sieri non li uso sempre perché sono pigra. A volte vado direttamente con la crema idratante e boh. E poi, ta-ta-ra, che cosa c'è qua? No vabbè, quanti rossetti, ragazzi. Allora, 3, 6, 9 rossetti e 3 hanno il packaging rosso in velluto, 3 hanno il packaging glitterato, gli altri 3 invece hanno il packaging classico, quello in pelle. E sono opachi? Eh sì, deep velvet, quindi sono opachi, molto molto bello questo rosa. Un color corallo che secondo me è molto più primaverile e quindi lo userò tra qualche mese quando comincerà a fare più caldo. Bellissimo questo rosso mattone, ragazzi, fantastico. Vediamo i rossetti glitterati. No vabbè, questo blu pazzesco, ragazzi, a me sta malissimo. Se io mi metto questo rossetto sembro malata. Se avete la carnagione scura e potete permettervi di mettervi questi rossetti, vi invito tantissimo. Poi, wow, vabbè, questo viola glitterato, stessa cosa su di me, effetto malata, però a vederlo è molto carino. E poi, neanche se sono abbronzata di 20 tonalità più scure posso metterlo, credo. E poi, ecco, questo invece già è un colore un po' più nicolesco, che non mi fa sembrare proprio come se stessi morendo di ipotermia. Ed è un Night in Red. Questi sono invece i classici Le Rouge, molto molto bello anche questo, è un bordeaux glitterato. E poi ci sono appunto i classici
che questo è un viola. Purtroppo non credo di poter essere decente con questo colore, ma magari i colori che non posso indossare io voglio regalarli a voi, quindi vi rimando di nuovo sul mio Instagram perché è in arrivo un super mega giveaway di Natale, ragazzi, non ci potete credere. Poi c'è un... questo è l'inattendu, non so descrivere questo colore perché sembra nero ma non è proprio un nero puro, forse un pochino più un grigio. E poi c'è invece un rosso molto più classico. Devo dire che mi ha stupito Givenchy con questa collezione perché non mi aspettavo che lanciassero dei colori così particolari, così pazzi, perché di solito Givenchy ha colori un pochino più eleganti e quindi bravi, devo dire, mi è piaciuta questa cosa. E poi ultima cosina all'interno del pacco, allora c'è la Red Lights palette viso e occhi. Che carina, tutta glitterata, no vabbè, fantastico, fantastico, e... meraviglia, ragazzi, meraviglia! Quindi questi si possono usare sia come blush che come ombretti. Strafiga, strafiga questa palette, meravigliosa. Qui c'è una polvere libera, anche questa packaging strafigo. Come molti prodotti Givenchy, ce ne sono 4 di colorazioni che poi vanno a mischiarsi assieme quando vai a prelevarle con il pennello e... la trovo anche abbastanza chiara come colorazione, anche se sembra molto strano mettersi i colori pastello sul viso, in realtà poi non si vedono assolutamente, e mi sembrano anche molto chiari questi colori, quindi dovrebbe andare bene per me. Poi ci sono un rossetto satinato liquido, 2 rossetti, ah no, non sono liquidi, sono in stick con packaging particolare e festivo. Sono entrambi molto belli e molto festosi come colorazione, ma la figata è che c'è il logo Givenchy appunto stampato su tutto il rossetto. Altro pacchetto aiuto mi è arrivato dal laboratorio erboristico italiano e ci sono allora 3 campioncini di crema, uno di crema viso, uno di una crema corpo ed uno di dello scrub corpo. Tra l'altro lo scrub corpo ce l'ho in full size e lo uso spesso in doccia. Molto carino questo pacchetto. Tra l'altro vi anticipo, questo video già è abbastanza lungo fino adesso, figuratevi quanto durerà, quindi se volete andare a prendervi popcorn e qualcosa da bere, fate pure, vi capisco. Allora c'è... sì, e vai, ok, c'è un acqua micellare, io sono sempre alla ricerca di acqua micellari perché è il mio struccante preferito e non ho mai provato però quello di, quella di questo brand, quindi vedremo come sarà. Poi c'è una crema viso, un siero viso rigenerante e appunto l'acqua micellare, vediamo com'è il packaging. Di questo brand non conosco tantissime cosine, appunto ho uno scrub e forse qualche crema, però lo scrub mi piace molto, quindi sono curiosa di provare anche questi 3 nuovi prodotti. Altro pacchettino mi è arrivato da Lush, amo quando mi arrivano i pacchetti Lush, c'è anche scritto Vermicol con un cuoricino, che carini, apprezzo sempre tantissimo quando mi fanno queste piccole dediche speciali. Spero ci siano tutte le cosine natalizie perché impazzisco letteralmente. Che purtroppo Lush non c'è più nella mia città, a Trieste c'era e l'hanno tolto. Ta-ta-da! Sto andando ad intravedere e a scavare per vedere che cosa c'è. Allora, vedo una ballistica che però si è tipo rotta. Ah no, non si è rotta, o sì? Non riesco a capire, c'è un tappo? Penso che sì, si sia un po' danneggiata nel trasporto. Il profumo però non mi piace. Questo è il profumo di... del Fate Voi, mi sa che si chiamava Fate Voi, è un dolce schiuma che però a me sa di medicinale, non ci posso fare niente. Amo le cosine della Lush, ma questo profumo, questa profumazione, io non la sopporto. Oh, che carino, però c'è un altro, come si chiamano, champagne da bagno, insomma quelle ballistiche, e c'è Babbo Natale, adoro, adoro troppo Lush, specialmente per queste cosine che fanno per le festività e... questo invece è un profumo buonissimo, piace un sacco. E poi, che cosa c'è? Questo burro. Mi hanno mandato questo con tutte le descrizioni dei prodotti, ma non riesco a trovarlo questo. L'unico che riesco a trovare che è molto simile è il Snow Fairy, che però dovrebbe essere rosa. Il mio è della stessa identica forma, ma è bianco crema e dovrebbe essere...
Un balsamo solido, adoro i balsami solidi, Lush, ragazzi, sono fantastici. E poi c'è Yognog balsamo corpo, vai sotto la doccia e goditi il caldo abbraccio di Ylang Ylang, chiodi di garofano e acqua di sciroppo, daccelo. Ok, quindi dovrebbe essere un balsamo corpo, però vai sotto la doccia. Oh, profumo di caramello, di forse salted caramel, caramello salato, è buonissimo. Mamma mia, adoro, adoro, adoro troppo. Come si usa? Applica in quantità generosa su tutto il corpo a fine doccia, poi risciacqua e asciuga senza sfregare. Ah, ok, quindi è praticamente un balsamo che però va risciacquato. E avevo un prodotto simile a questo, che era sempre un balsamo per il corpo che andava risciacquato, ed era il, cioè, il balsamo, non mi ricordo di che brand, ma era fenomenale. Non mi serviva mai applicare la crema per il corpo dopo averlo usato, e spero che questo sia uguale. Altro pacchetto che mi è arrivato da Diego dalla Palma, carinissima questa confezione, Bibidi Bobidi Nude Lip Kit. È... dovrebbe quindi esserci, allora, un rossetto in stick, il nudissimo numero 202, poi la matita labbra numero 94 in special size. Wow, allora c'è anche una pochette all'interno, anche questa in tema colore nude, azzeccato, e all'interno ci sono appunto i nostri due prodotti, il rossetto e la matita labbra, anche se devo dire che non uso quasi mai matite labbra. Questo però è di un bel colore, forse un pochino troppo scuro per me per essere considerato un nude. Il rossetto invece direi che potrebbe starci come nude, potrebbe starci. Non voglio sfociarli perché mi piacerebbe regalarli a voi nel giveaway natalizio su Instagram. Vedrete quante cosine ci saranno in regalo per voi. Poi sempre da Wycon mi è arrivato, hanno sempre questi pacchettini rosa strafighi. Allora, mi sono arrivati due kit. All'interno di questo c'è il Real Glow Primer, quindi è un primer luminoso liquido. Poi c'è il... cos'è? Una polvere per il viso? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Sì, è decisamente una polvere illuminante per il viso. E poi c'è il pennello a ventaglio, lo sapete che questo è ideale per andare ad applicare l'illuminante. Molto carino questo kit. E poi ce n'è un altro con tre rossetti liquidi. Sono rossetti liquidi a lunga tenuta, quindi molto carini le colorazioni, specialmente la prima, questo nude un pochino più chiaro, mi piace molto. Poi sempre da Lierac mi è arrivato un altro pacchettino che è strapieno, ok, di prodotti. No, in realtà ce n'è uno gigantesco, un altro un po' più piccolino. Allora, c'è la Premium La Crème Voluptueuse, ma perché tutto in francese, ragazzi, mi mettete in difficoltà, ed è quindi una crema rigenerante anti-age. Ecco il packaging, molto carino, con il tappo in oro rosa, molto figa anche la confezione. E poi c'è un altro prodotto, sempre della stessa linea, integratore alimentare, ok, vitamina S, legno, ok, ci sono un sacco di vitamine, un sacco di roba utile, un sacco di roba utile per la nostra pelle, credo sia più mirato alla pelle. Poi, sempre da Kiko, vi è arrivato questo nuovo pacchettino natalizio, e c'è un prodotto... Kiko ID Velvet Passion Matte Lipstick. Ok, quando leggo matte lipstick già sono emozionata. Ed è un rossetto opaco, vediamo la colorazione. Carino, è tipo un rosa antico, non troppo chiaro ma neanche troppo scuro. E anche il... oh, me ne sono resa conto solo adesso, ragazzi, ma c'è il mio nome sul packaging! Voi sapete bene quanto sono fissata con i prodotti che mi mandano, dove c'è il mio nome o se c'è qualcosa di personalizzato. Quindi grazie, grazie a Kiko per questo regalo veramente meraviglioso e super, super apprezzato. Altra cosina super natalizia da Diego Dalla Palma. Ok... Face and Eyes Palette, palette viso e occhi, questa è la Red Carpet. Anche il packaging è in velluto come il fiocco. E all'interno ci sono appunto, allora ci sono quattro ombretti, un illuminante, un bronzer ed un blush. Bellissima, molto natalizia. Poi, allora ci sono, ok, ci sono un paio di ciglia finte chiamate Marilyn. E poi c'è un lip kit Scarlet Red, e anche questo è opaco, e vai, all'interno c'è
Ok, all'interno c'è una matita labbra e un rossetto. Wow! Questo si vede che è super 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 opaco ed è anche un bellissimo rosso. Avrò l'imbarazzo della scelta nella giornata di Natale per il rosso che sceglierò, perché ne ho veramente adesso tantissimi. E poi qui ci sono altri due prodotti. Allora, uno è una matita occhi, eyeliner matita occhi Stay On Me, di questo bellissimo colore metallizzato, stesso colore del pack della matita. E poi c'è un mini prodotto, ah ok, c'è la colla adesiva per le nostre ciglia finte. Da Kiko mi è arrivato un altro pacchetto e qui all'interno, allora, tempo di festeggiare, crea un look da sfoggiare per distinguerti ed entrare in scena con la collezione Party All Night. Molto bello, ah, io adoro, non so perché, ma ho la fissa che quando vedo queste cose con le paillette devo subito andare lì e girarle. Non chiedetemi perché, è più forte di me. Vabbè, Nicole, smettila. Devo autobloccarmi. E c'è questo beauty case con all'interno... Vabbè, che carino! C'è tipo la palla da discoteca come portachiavi. All'interno ci sono... Allora, eye mask, un'altra maschera occhi grande. Non ho mai provato una maschera occhi nella mia vita, adesso ne ho due. E poi abbiamo... una maschera per le labbra, lip mask. Non ho mai nemmeno provato una maschera per le labbra, quindi sono super curiosa di vedere com'è. Se avete mai usato maschere labbra, come sono? Funzionano? Non funzionano? E poi c'è Jelly Highlighter, questo si chiama Crystal Prosecco, ed è un illuminante, appunto, più appunto una consistenza tipo jelly, tipo gelatina. Mi piacciono molto gli illuminanti gelatina, però, cioè, o liquidi, però bisogna stare molto attenti a come si applicano, perché altrimenti ti portano via il fondotinta. Se li metto sotto non si vedono, non illuminano. E poi, quindi bisogna avere un po' di pratica. E poi c'è il... Allora, questo è un ombretto in matitone, molto carino, nude e glitterato. Party All Night Lasting Eyeliner, una matita occhi a lunga tenuta, ed è di questo viola, proprio come la vedete nel pack. Poi, allora, matita sopracciglia, spero che il colore sia giusto per me, vediamo. Ok, da questa parte c'è il gel fissante e dall'altra parte la matita. Beh, allora, come colorazione siamo con la 3, forse è... non voglio sfociarla perché... mi sembra forse un po' troppo scura per me, ma ve la regalerò nel giveaway natalizio, quindi non vado a rovinarla. E poi c'è un metallic lip paint, quindi una tinta labbra metallizzata molto molto bella. E vi devo dire che non sono mai stata una fan dei rossetti, tinte labbra metallizzate, ma ultimamente mi ci vedo, strano, ma mi ci vedo. È arrivato questo pacchetto da un brand che non conosco, si chiama Ten Science, vediamo che cosa c'è all'interno. Allora, crema rughe all'acido ialuronico, fa sempre bene. Speriamo questa sia una crema occhi, perché ho sempre bisogno di crema occhi. Contorno occhi e labbra, sempre all'acido ialuronico, fantastico, vi adoro. E poi altri due prodotti, c'è White Prisma Roll-On Antimacchie. Wow, figata! Chissà se funziona anche sulle macchie dei brufoli, perché ne ho tantissime, quindi potrebbe veramente servirmi. E poi crema mousse detergente illuminante, fa sempre comodo. Appunto, se conoscete questo brand fatemi sapere com'è, perché per me è la prima volta che utilizzerò questi prodotti. Altro pacchetto da Diego dalla Palma mi è arrivato. Vabbè, io amo questi prodotti, sicuramente già li conoscete perché ve ne ho parlato miliardi di volte. Al momento sto usando la crema occhi di questa linea, della linea Gold Infusion, e mi sta piacendo un sacco. E qui all'interno ci sono appunto sia la crema occhi che la crema viso. Poi My Toy Boy, because size matters, ed è anche questo da Diego dalla Palma mi è arrivato, ed è ok, è un mascara, ok, che però sembra qualcos'altro, se devo essere sincera, ed è veramente il mascara più grande che io abbia mai visto nella mia vita. Cioè, non so se vi rendete conto, è gigantesco, ed è anche il materiale di cui è fatto
e un po' mi viene un po' il dubbio dal nome, dalla forma materiale, ed è un mega mascara. Sicuramente non è adatto a viaggiare, perché altrimenti tutto il beauty da viaggio me lo prende questo come spazio. Però magari è un ottimo mascara, non lo so, devo provarlo, fatemi sapere se lo conoscete. Altro pacchetto che mi è arrivato, e non conosco questo brand, si chiama Nu3, N-U-3, N-U-3, non so come si pronuncia, ma ci sono robe molto interessanti, perché c'è la Fit Pizza, ricca in proteine, senza zucchero, senza glutine, figata, quindi c'è l'impasto per una pizza, dietro ci sono tutte le istruzioni su come prepararla, no vabbè. E poi Bio Wake Up Tea, Morning Tea, amo i tè, voi lo sapete, vediamo se riesco ad annusarlo. No, non si sente purtroppo attraverso il sigillo, ma non voglio aprirlo adesso perché fino a quando non lo userò non voglio aprirlo per non far disperdere troppo il profumo. E poi c'è una polvere d'açaí, mi sa che si pronuncia açaí, e non ho mai provato, quindi non so esattamente come... come utilizzarla per cucinare, ma fatemi sapere. E siamo quasi alla fine, non ci crederete, ma è vero. C'è ancora soltanto un ultimo prodotto, questo gigantesco pacco che mi è arrivato da Pop Beauty e si chiama Kiss and Sip. No, vabbè, e ci sono effettivamente sip, e ci sono 9 rossetti liquidi lunga tenuta e poi 2 bicchieri. Non sono testati sugli animali, non contengono parabeni. Andiamo a vedere Pink Tutu com'è come colore. Wow, sembra molto carino. E sono matte lip paint, quindi sono delle tinte labbra opache che andrò sicuramente ad utilizzare, perché mi ispirano un sacco. Non conoscevo questo brand, devo dire la verità. Mi ispira però. Se lo conoscete fatemi sapere, se avete provato i loro prodotti come sono. E questo ragazzi per oggi è tutto. Non ci posso credere che vi ho fatto vedere tutto, ma è stato uno spacchettamento gigantesco veramente. Forse uno dei più grandi sul mio canale, non lo so, ditemelo voi. Comunque questo è quanto per il video di oggi. In queste giornate festive non so se caricherò video ogni giorno, quindi perdonatemi se fino alla fine delle festività non sarò regolare, perdonatemi, lo sapete che è un periodo un po' incasinato per me, ma sto meglio e vi ringrazio per tutti i vostri messaggi, perché so che siete preoccupati se non carico video per qualche giorno, quindi voglio solo, anche il gatto Denver vi sta salutando, voglio solo farvi sapere che sto bene, che non dovete preoccuparvi per me, quindi voglio solo tranquillizzarvi, farvi sapere che sto bene e dirvi appunto di non preoccuparvi, perché so che vi preoccupate e non voglio, quindi bacio grandissimo ragazzi, ci vediamo domani mia family con un nuovo video, ciao!